Fa caldo a Secchiano, si sente e si vede. I ragazzi di Muccioli, dopo una settimana di intenso lavoro fisico in Valmarecchia, affrontano a comunale la formazione del Teuta Durazzo, appartenente alla massima serie albanese. Il Rimini tiene un tempo per poi cedere il passo alla formazione albanese, che era tra l'altro al quinto test di questo precampionato. Gli uomini di Muccioli per 20-25 minuti giocano alla pari dell'avversario, poi iniziano a concedere agli albanesi, che peccano sul piano della precisione. In tribuna si vedono da una parte Tamai, DS del Rimini, e dall'altra Santarini, presidente del club biancorosso. Dopo una mezz'oretta di assoluto relax, gli ospiti accelerano sulla destra. Scotti, con l'aiuto della traversa, nega la gioia del gol alla squadra biancazzurra. Dalla bandierina, serie di fraseggi, il tempo di pennellare il traversone giusto, dove sia Dedic che Ila si disturbano. Il caldo impietoso porta le due squadre ad eseguire delle pause per dissetarsi, ma Acqua Fresca tenta di portare subito la ripartenza a Erkak, ma il suo è un tentativo troppo debole per impensierire Scotti. Dalla stessa Mantonella, ma con piede opposto, prova a colpire Besa, ma la mira è imprecisa. Lo stesso Besa tenta la via del gol da calcio piazzato, ma Scotti battezza il pallone sul fondo. Gli albanesi sono fisicamente più pronti nel sopperire il caldo, giocano a memoria, nel precampionato dimostrano di aver memorizzato ottimamente gli schemi del loro allenatore e sfiorano la marcatura con un traversone sul quale la difesa biancorossa si lascia cogliere impreparata. Ma il preludio al gol, minuto 45 sul cronometro, Giua si lascia rubar palla, serie di passaggi dove da destra si passa verso sinistra e via al ping pong vincente, che porta al diagonale chirurgico di Cirbia. 1-0 proprio 45esimo, prima che l'arbitro, per l'appunto, mandi le due squadre negli spogliatoi. Nella ripresa, al fischio d'inizio, Muccioli getta nella mischia i primi giocatori che entrano dalla panchina, in particolare Semprini in porta e l'ultimo arrivato, il centrocampista Variola. Neppure il tempo di sistemarsi, che da un errato passaggio di Simoncelli, il Teuta ringrazia, devastanti in velocità e micidiale sotto porta. Latif non perdona e 2-0 ospite. Latif ci prende gusto e con una serpentina mette in difficoltà l'intera retroguardia biancorossa, tiro bloccato dall'attento Semprini. Dall'altra parte Ambrosini, con una punizione a giro, ribadisce la volontà di rimanere in partita dei biancorossi, che tuttavia rischiano i tris con Semprini, ancora una volta protagonista, sul tiro di Latif. Dall'angolo il Teuta però mette in cascina il match, ennesima azione manovrata, palla che giunge nei piedi di Lena, che viene stesa in area di rigore da Guglielmo. Rigore netto, dagli 11 metri si presenta lo stesso Lena, che firma la terza marcatura. I biancazzurri realizzano anche il poker al minuto 34 con Vila, che ha postato al centro dell'area di testa, non sbaglia. Dopo però, occorre sottolinearlo, l'ennesima sbavatura della squadra biancorossa. 6 giri di lancette più tardi, il Rimini sigla il primo centro di stagione con Valeriani, che sempre dal dischetto realizza una massima punizione concessa per fallo sul Tom, travolto in uscita da Vata. Il pomeriggio del Rimini e la gara del Rimini si sintetizzano così, quando nel finale di gara una palla di semplice gestione viene toccata di testa in corner da Dario, con Semprini che esita in fase d'uscita. Fine dei giochi, e quando proviamo a dire a Muccioli che, essendo il primo test amichevole, ci rifiutiamo di attaccare una squadra che da soli pochi giorni si è messa al lavoro, sentite la sua risposta. No, che non fa testo non è vero, perché comunque era un impegno che andava onorato, diciamo magari in maniera diversa. Non intendo come qualità o come impegno, perché comunque i ragazzi hanno sofferto molto, era veramente caldo, giocavamo contro una squadra che era già la quarta o la quinta amichevole, per noi era la prima. Però i primi 20 minuti secondo me siamo andati molto bene, siamo riusciti a trovare le giocate che abbiamo provato, siamo stati corti, abbiamo chiuso le linee di passaggio. Poi, se andiamo ad analizzare i gol che abbiamo preso, li abbiamo presi tutti in possesso di palla, quindi con uscite fatte con troppa sufficienza, e quindi al di là del caldo, al di là di tutto, in questo dobbiamo essere più bravi e più attenti. Comunque, insomma, sono passati 10 giorni di lavoro, io ho avuto anche delle buone indicazioni, adesso c'è da lavorare, questo lo sapevamo, e sono convinto che comunque sia miglioreremo, anche perché crescerà la qualità fisica, e lavorare, non ci sono tante altre cose da fare, insomma.